Campionato di seconda categoria, girone F, 17ª giornata, seconda di ritorno a Caldarola, si gioca a Caldarola San Ginesio. Le squadre scendono in campo agli ordini del signor, anzi della signorina Marinozzi della sezione di Fermo. Per il Caldarola del tecnico Tentella, questa è la formazione: Frascarelli, Cecchetti, Innamorati, Frapiselli, Buldorini, Luciani, Gentili, Minnucci, Maccari, Nerpiti, Cervelli. A disposizione Salvucci, Barucca, Penti, Luciani, Filoni, Bignos e Duca. Per il San Ginesio, Santucci, Lucarelli, Francia, Funari, Giacobini, Caponi, Carradori, Francia, Carradori, Settimi e Gaie. A disposizione Lattanzi, Ceresani, Paparoni, Madreselvi, Luconi, Venanzetti, Francia. L'allenatore, il signor Daniele Carradori. Già detto dell'arbitro, la signorina Marinozzi, andiamo subito a vedere la partita che inizia con il calcio d'inizio degli ospiti, ma al secondo minuto c'è già il vantaggio, azione dei locali con Gentili sulla sinistra che recupera una palla, scarica su Nerpiti che di prima intenzione imbecca Innamorati che dal fondo di sinistro per un pallone perfetto per Maccari che insacca ed è il primo gol della giornata. Al 12esimo è ancora Nerpiti a lanciare Cervelli che entra in aria e viene steso dal portiere Santucci. L'arbitro concede il calcio di rigore, estrae il cartellino giallo per il difensore estremo ospite, Nerpiti ad andare verso il dischetto e trasformare il penalty. 15esimo minuto, punizione per il San Ginesio, ma Settimi calcia fuori. In campo c'è solo una squadra. Al 19esimo Nerpiti dal calcio d'angolo, assist perfetto per Maccari che svetta in aria di testa e insacca. Partita in ghiacciaia, siamo già sul 3-0. Nella ripresa il Caldarola cerca il quarto gol senza troppa convinzione, o almeno così sembra. Al 39esimo Nerpiti su calcio di punizione fa tremare la traversa. Al 90esimo assist di Barucca, tornato a giocare contro il Monte Cassiano dopo uno stop forzato lungo più di un mese, per Cervelli che segna con un preciso diagonale. Il Caldarola rimane a più 6 dal Rione Pace e a più 9 dal Fabiani Matelica, confermando che la sconfitta di Monte Cassiano è stata soltanto una parentesi decisamente sfortunata e mantenendo dunque saldamente la testa della classifica del campionato di seconda categoria girone F. I giocatori del Caldarola escono fra gli applausi dei supporter locali.